E quali sono le sue eredità fondamentali? Che la dimensione estetica non è soltanto qualcosa legato al gusto, per usare un termine generico, ma condiziona, informa tutte le nostre attività. In secondo luogo, il rapporto con la scienza. Oggi, proprio nel contesto in cui viviamo, è fondamentale, non è possibile progettare senza avere dei riferimenti di carattere scientifico. Terzo, il fatto che il Bauhaus ha messo al centro, certamente, l'architettura, il design, la grafica, la moda, eccetera, eccetera, ma tenendo sempre il riferimento e una fortissima connotazione nei riguardi della vita sociale collettiva, quindi il territorio. Usiamo l'urbanistica, la città. Tutto questo l'abbiamo sulle nostre spalle e con questo noi dobbiamo disegnare il futuro.